Prosciolto con altri due indagati, l'imprenditore Giuseppe Bernini, marito di Maria Grazia Pezzoli, uccisa a coltellate a Vertova il 24 luglio 2008. Alla prima udienza fissata per il 18 settembre dunque, a giudizio solo Ndiogu. L'unico imputato rimane l'operaio senegalese incastrato dalla prova del DNA. Sue alcune gocce di sangue fuori dall'abitazione di via 5 Martiri a Vertova. Il giudice per l'udienza preliminare Vittorio Masia ha prosciolto tre indagati per l'omicidio di Maria Grazia Pezzoli, perché il fatto non costituisce reato. Secondo il GUP infatti non costituiscono reato i silenzi di Giuseppe Bernini, marito della vittima, accusato di favoreggiamento personale nei confronti di Ndiogu. Dell'operaio non parlò mai durante gli interrogatori. Carmen Pugliese, pubblico ministero, il 9 agosto 2008 interrogò per ben 9 ore l'ex assessore del comune di Vertova e marito della vittima, come persona informata sui fatti. Nessun reato neanche per il maresciallo dei carabinieri della stazione di Fiorano, Ignazio Chinciari, che alcuni giorni dopo l'omicidio permise a Bernini di entrare nell'abitazione, sottoposta a sequestro per recuperare alcuni indumenti. Prosciolto infine anche l'amico senegalese di Ndiogu, che prestò all'imputato un motorino e non ricordò, durante un interrogatorio, una telefonata ricevuta dal connazionale. Ndiogu continua a dichiararsi innocente, tanto che lo scorso 1 luglio, di fronte al giudice dell'udienza preliminare Vittorio Masia, Ndiogu aveva chiesto personalmente di andare al dibattimento e di non volersi affidare quindi a rito abbreviato, proposto invece dal suo avvocato Giovanni Fedeli. La prima udienza in corte d'assise è fissata per il 18 settembre. Il GUP si riserva di rendere note le motivazioni delle sue decisioni entro 90 giorni.